Aria molto calda proveniente dall'entroterra africano continua ad interessare la nostra regione, dove è in atto un'ondata di caldo anomala per il periodo in corso. Infatti, le temperature si mantengono ben al di sopra della media stagionale fino a 8-10 gradi centigradi e nel corso di questo fine settimana raggiungeremo l'apice di questa ondata di calore. Infatti, il promontorio subtropicale tenderà ad espandersi ulteriormente verso nord-est, convogliando aria ulteriormente calda su tutto il centro-sud della nostra penisola, una configurazione barica e termica che solitamente ritroviamo durante le intense ondate di caldo che si verificano nei mesi di luglio ed agosto. Probabilmente entro domenica su alcuni settori potrebbero registrarsi valori record di temperatura, ossia potremmo avere temperature mai registrate in questo periodo dell'anno. Ma ecco in dettaglio il tempo previsto per questo fine settimana. Sabato 4 giugno, condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, temperature in ulteriore aumento con valori massimi fino a 36-37 gradi centigradi nelle aree più interne, valori più contenuti lungo la costa grazie alle brezze che si attiveranno nelle ore centrali della giornata, ventilazione debole o assente di direzione variabile con leggere brezze lungo la costa, mare quasi calmo. Domenica 5, condizioni di tempo stabile ed ampiamente soleggiato ovunque, temperature senza particolari variazioni su valori molto elevati, venti deboli e mare quasi calmo. Lunedì ancora molto caldo ovunque, anche se avremo il passaggio di nubi irregolari. Sarà il segnale del ritiro dell'anticiclone africano a causa della spinta verso sud-est della depressione presente tra le isole britanniche e la Scandinavia. Tra martedì 7 e mercoledì 8, infatti, le analisi numeriche mostrano un netto cedimento del campo anticiclonico con probabile cambio di circolazione che, con molta probabilità, determinerà una vistosa diminuzione delle temperature. Va sottolineato però che non arriverà il fresco, bensì avremo il ritorno a condizioni termiche normali per il periodo. Per quanto riguarda l'arrivo delle precipitazioni, sussistono molti dubbi che andranno sciolti con le prossime missioni modellistiche. Pertanto, invito i telespettatori a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito www.meteogiuliacci.it e sul gruppo Facebook Meteo Cilento. Termino qui, un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.